Quindi ragazzi, benvenuti, bentornati sul mio canale per questo nuovo video dedicato al consueto aggiornamento settimanale del mercoledì di Sensei Awakening, aggiornamento soft, come probabilmente saranno gli aggiornamenti, io ipotizzo anche, sicuramente della prossima settimana, ma forse anche delle prossime due, ma non per questo comunque aggiornamento privo di eventi. Intanto torna l'evocazione celebrativa con personaggi S non ottenuti, qua dicono carta S non registrata. Per farla breve, per chi ancora non sapesse di che cosa si tratta, semplicemente se a voi manca qualche personaggio S particolare, ecco, con questa evocazione saprete che il primo personaggio S che troverete nelle vostre evocazioni a tema, che possono essere dopo 10 gemme come possono essere dopo 100, attenzione, sarà un personaggio non doppione. Purtroppo non sono presenti tutti i Saint di tipo S in questa evocazione, infatti non sono inclusi Gemini Malvagio, Rayashi Kishaka, Andromeda nella sua versione Ade, Canon di Gemini, Crystal, Yogan con l'armatura divina, Shin Surplice, Shion per gli amici, e naturalmente l'ultimo Milo con l'armatura divina, e anche Shijima della Vergine, dimenticavo, oltre ai classici sempre eterni Pegasus Freccia d'Oro e Maiura del Pavone, perché quelli si ottengono con le monete del mercato. Eventi inseriti quest'oggi: il gacha di Hypnos, il gatto della fortuna. Vabbè, il gatto della fortuna in realtà è già attivo dall'altro ieri, da lunedì, sappiamo che il gatto torna ogni primo lunedì del mese, il libro dell'onnipotenza di Lune, e soprattutto questo lo stampo perché ci devo fare la copertina. A partire da oggi è possibile iniziare a fare il repair clot, o meglio repair surprise in questo caso dovremmo dire, di Radamantis. Io ancora non l'ho visto, poi andiamo a vederlo insieme. Dicono che worki molto bene assieme al nuovo Milo, fanno una bella accoppiata tutte e due insieme. Allora, festa del castello, andiamo a vedere cosa consistono gli eventi per questi giorni. Vabbè, uno naturalmente legato al surplice di Radamantis, accesso giornaliero, ci viene dato il nostro bello screen, attività giornaliera, raggiungi 80 punti per un ricalco dorato, eventi polveri, risveglio generale, le solite missioni standard che nel gioco vengono inserite ogni volta che c'è un nuovo repair clot a disposizione, apri uno scrigno materiale raro 3 volte al giorno, questo vale per gli scrigni dorati comuni, e poi ci sono tutta una serie invece di ricompense in base al numero di scrigni, però in questo caso si tratta di scrigni speciali, cioè quelli di Radamantis, come quello che ho appena appunto riscattato. Il gacha di Hypnos, che è la vecchia cara amata gacha machine, adesso la chiamano gacha di Hypnos, a seconda delle missioni giornaliere che la macchina ci chiede, noi otterremo queste medaglie, a seconda delle medaglie che butteremo dentro, non è giusto dire, ogni volta che buttiamo dentro una medaglietta, una monetina, ci viene data una ricompensa. Elenco delle ricompense, lo vediamo, i più fortunati potranno trovare proprio Hypnos, e ci vuole una bella botta per trovare proprio Hypnos, altrimenti ci sono tanti shard per lui più tanti altri materiali vari. Emporio delle gemme astrali, per chi volesse investire un po' di gemme per trovare qualche saint che non ha a disposizione, può fare il cambio con le gemme a tempo, però sinceramente io è un cambio che per questa settimana eviterei di fare. Si possono riscattare gli scrigni di Radamantis per chi ha intenzione magari di fargli un repair clot, molto consigliato come vi dicevo prima, qualora fosse vero, ma presumo che lo sia, la sua accoppiata con Milo, quindi molto consigliato per chi voglia accoppiarlo a Milo. Io come sempre riscatto il mio tomo blu, questo è immancabile. E da quando è che mi fa vedere l'animazione per il tomo blu? Scusate, questa cosa mi è abbastanza nuova. Ah, ecco, una cosa che non ho detto. Nell'evocazione di oggi, se avete già tutti i Saint ottenibili tramite appunto questa evocazione, il gioco, anziché darvi un Saint di tipo S, vi darà direttamente un tomo blu. Motivo per il quale io comunque l'evocazione di oggi, anche se non devo trovare nessuno, perché l'unico che mi manca, mi sembra che dei personaggi S, è Shijima della Vergine, ma non è dentro in questa evocazione, però il motivo per il quale io comunque la farò. Vabbè, il negozio delle gemme astrali, poi in base a quello che vi serve, ognuno
ognuno valuti. Si possono anche prendere le monetine per la gacha machine. Questa cosa sinceramente mi era sfuggita le altre volte, o forse l'hanno inserita adesso, non ho idea. Evocazione celebrativa, i soliti rebate, il solito rimborso, le solite ricompense per ogni evocazione che faremo con le advanced gem. Spesa totale stessa cosa, ma per i coupon spesi. Combatti nell'arena dei cavalieri sono le missioni giornaliere per i prossimi 3 giorni, partecipa una volta al giorno al Sacred Duel, partecipa 3 volte al giorno al Galactic Duel e vinci almeno una partita al giorno al Galactic Duel. Richiesta di vigore giornaliera riscattata, Lokin mensile riscattato, nella home mi sembra che di nuovo infatti non hanno inserito nulla. Vediamo prima il Repair Cloth di Radamantis, poi facciamo una pullatina veloce. Oh, vedo che hanno inserito il sondaggio, lo sto vedendo adesso, devo però ancora capire di che sondaggio si tratta. Beh, possiamo farlo anche assieme, di che sondaggio si tratti? Possiamo farlo anche assieme, ma quanti anni hai? Mio malgrado 35-44, qual è la tua lingua principale? L'italiano. Hai mai contattato il servizio clienti del gioco? Cacchio, sinceramente non mi ricordo, mi sembra di no però. Se sono motivi perché non hai mai contattato il servizio cliente, non ho mai avuto motivo di richiedere assistenza. Oltre a usare il servizio clienti integrato nel gioco, quali altri canali vorresti contattare il servizio clienti? Facebook sicuramente, WhatsApp non mi sembra il caso perché non vorrei dare il mio numero di telefono in giro. Line non so neanche che cosa sia. Skype è più vecchio di me. WeChat... che roba è WeChat? Non lo so. Discord? No, per carità. No, va bene Facebook Messenger, mi andrebbe bene così. Ti piacerebbe avere un rappresentante di servizio cliente dedicato? Sì, perché no? Quali sono i servizi che vorresti fossero forniti al tuo rappresentante del servizio cliente dedicato? Supporto rapido alla risoluzione dei problemi? Eh no, non mi piacciono tanto le anteprime, va bene così. Quale canale vorresti utilizzare? Ti tengo sempre Facebook Messenger. Altri suggerimenti riguardo il servizio clienti? No, sinceramente non avevo neanche idea che avessero un servizio clienti fino a 2 secondi fa. No, in realtà lo sapevo, però non avendolo mai usato. Se ti interessa la piattaforma social sulla quale desideri essere contattato, ti ho detto Facebook fino adesso, lascia il link al tuo profilo Facebook. Sinceramente non ho voglia. Ok, invia. Grazie per aver partecipato al sondaggio. Ok, venendo al nostro Radamante della Viverna. Allora, la modifica del suo Repair Cloth riguarda la sua seconda passiva, ovvero il Ruggito delle Tenebre. Nella sua versione standard, a livello 5, perché qua le fanno già vedere a livello 5, quando si lancia il Castigo Infernale c'è una possibilità del 100% di emettere energia senza dover ricaricare. Nella sua abilità risvegliata, Radamante guadagna il 50% di riduzione dei danni mentre sta caricando. Durante questo periodo ha il 100% di possibilità di ottenere una carica quando un alleato viene attaccato o il 100% quando un alleato muore. Se Radamante subisce danni letali mentre carica, diventa immune alla morte fino al completamento della carica, che si attiva una volta sola, tutti i nemici che lo hanno attaccato durante la carica subiscono il 200% di danno da castigo infernale. Caricato, praticamente fa in modo che fino a quando lui non riesce a caricare e scaricare completamente le sue ali diventa tipo intoccabile o qualcosa del genere, e le sue ali si ricaricano a questo punto anche senza dover necessariamente ottenere dei colpi critici da parte dei suoi compagni di squadra. Se non ricordo male, le ali di Radamante si caricavano un pochettino come le stelle dello scorpione del nuovo Miro, ovvero ogni volta che un compagno faceva un colpo critico lui caricava qualcosa. Ecco, in questo caso vedo che la sua possibilità di carica è aumentata a dismisura. Giocarle insieme va bene, perché se altri compagni crittano, caricano sia le ali all'uno che le stelline all'altro. Le stelline, per capirci, abbiate pazienza se non utilizzo termini tecnici, ma qua in italiano le cose le chiamano in un modo, in inglese in un altro, onde non far casino io scelgo una terza via che è la via del barde in questo caso. Comunque carino, un chi già ce l'ha pompato abbastanza, e sono in tanti in realtà, perché Radamantis è un personaggio uscito ormai da un po' di tempo, tra doppioni e tra gente che comunque l'aveva potenziato abbastanza ai tempi della sua uscita, non dovrebbe essere particolarmente difficile riuscire a schierarlo in un team con questo nuovo repair cloth o repair surplice, di che dir si voglia. Ed effettivamente sì, funzionando così assieme a Milo ce lo vedo discretamente bene, anche perché poi i colpi di Radamante a loro volta generano dei critici, quindi lui oltre che ricaricarsi ricarica tranquillamente anche il buon Milo con l'armatura divina. Ci sta.
Ok. Prima di passare alle consuete pullatine, vi ricordo che anche per questa settimana, per chi gioca Sensei Awakening collegando il suo account tramite App Gallery, è possibile ottenere il 20% di rimborso sotto forma di Huawei Point per tutti gli acquisti effettuati all'interno del gioco. La promozione è valida dalle 11 di questa mattina, quindi da appena finito l'aggiornamento, e durerà fino alle 11 del 5 marzo. Bellissimo, perché l'hanno chiamato Ciao Primavera, questa campagna di cashback. L'immagine andava bene anche per San Valentino, devo dire la verità, però è veramente, veramente carina, è parecchio evocativa. Ricordo sempre, 20% sotto forma di Huawei Point, un Huawei Point equivale ad 1 euro, quindi per dire spendete 10 euro ve ne danno indietro tu Huawei Point, e poi i Huawei Point potete spenderli tranquillamente in qualunque app, non solo su Sensei Awakening, ma in qualunque app scaricata tramite App Gallery che accetti appunto i Huawei Point sotto forma di pagamento. Detto questo, andiamo veramente a pullare. Ecco, avevo paura di aver detto un'inesattezza prima, ma invece a quanto pare l'avevo detto tutto sommato giusto. Ovvero, vedete che sulla sinistra, come evocazione celebrativa, io ho questo bel tomo blu che trema tutto, freme dalla voglia di. Tanto arrivano le sottoscrizioni, i follow, grazie a Simic, anche mentre sto registrando il video. Dovrò cambiarla prima o poi, però, questa cosa degli zombie è abbastanza vecchiota. Dicevo, vedete che c'è questo tomo che non vede l'ora di entrare a far parte dei tomi da me a disposizione. Io ormai tutti i tomi blu che avevo li ho trasformati in tomi verdi per non avere la tentazione di investirli prima dell'arrivo di Artemite. E vabbè, allora, l'unica cosa che non ho capito, io effettivamente prima ho detto che non è detto che vi dia subito un personaggio S alla prima pullata. Confesso di non essere certo di questa cosa, però io nel dubbio ho voluto, come si dice, essere pessimista in tal senso. Bastava riscattarlo. Non fate come me, non siate nabbi. Ok, niente ragazzuoli, direi che per oggi posso anche chiuderla qui. In genere vi lascio con i consueti botta e risposta tra gli sviluppatori e gli utenti e i giocatori, però in realtà questa settimana ci danno un'informazione che già sapevamo in merito alle shard di Icky che dovrebbero essere comunque messe a disposizione, Icky nella sua versione standard, che dovrebbero essere messe a disposizione in qualche metodo alternativo. Metodo alternativo perché per adesso Icky si poteva prendere, tra virgolette, solo shoppandolo come personaggio, se non ricordo male, quindi gente che deve fare il reperclot ha un po' di difficoltà a reperire le suddette shard. L'unica cosa, ecco, effettivamente forse un po' degna di nota, è che c'era un'abilità sbagliata di Pegasus con l'armatura divina, e sia con l'armatura divina, ma che è stata fissata già nell'aggiornamento di adesso, quindi tutta roba che ormai ci interessa relativamente poco. Quindi, ragazzi, per oggi era tutto. I video, ripeto, i video di settimana prossima e probabilmente, credo, forse anche tra 2 settimane saranno più o meno su questa falsariga, perché non penso che facciano uscire Artemide lontano dal gatto della fortuna del mese di aprile. Secondo me faranno come hanno fatto con Milo, ovvero lo metteranno nelle 2 settimane al cavallo del prossimo gatto della fortuna, il prossimo Fortune Cat, primo lunedì di aprile, sarà non più al primo del mese, ma fatemi prendere un attimino il calendario che ve lo dico subito. Primo lunedì di aprile sarà al 5 di aprile, quindi presumo io che Artemide potrebbero buttarla fuori nelle 2 settimane che andranno dal 25 di marzo fino al 7 di aprile. È una previsione, è una supposizione, liberissimo di sbagliarmi. Sapete che ho un misero canale YouTube, non ho la sfera di cristallo, ma se fossi in loro personalmente agirei così. Quindi per oggi era tutto, ragazzi. Spero che il video, nella sua estrema semplicità, vi sia piaciuto. Pace belli, alla prossima.